Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi continuiamo la nostra avventura su Fuga da Deponia. Siamo arrivati all'episodio 7-8, non me lo ricordo. E in ogni caso ritrovate qui tra i consigliati se siete interessati a questo gioco, se pensate che questo gioco possa interessarvi. Ma bando alle ciance, continuiamo la nostra avventura. Ok, eravamo appena usciti dal bar di Lonzo. Povero Lonzo, abbiamo sfasciato il bar. E avevamo creato finalmente il caffè espresso per risvegliare la nostra Gal. Non riesco a guardare, mi si sciolgono gli occhi. È un caffè fortissimo, ragazzi, come potete vedere. Molto bene, quindi adesso quello che possiamo e dobbiamo andare a fare è dare questo caffè a Gal e svegliare finalmente Gal. Che soddisfazione. Quindi Gal è in sala riunioni. Nelle sue condizioni. Che genere di condizioni? Ancora non capisco. Voglio dire, è morta? No, il suo corpo sta benone, ma la sua coscienza è inattiva. Quindi dorme? Beh, è un po' più complicato. Credo che sia colpa dell'innesto. È rotto. Un innesto cerebrale? Non c'è un interruttore? Impossibile. Forse hai contatti corrosi. Col mio citofono succede sempre. Ho già provato tutto. Questa è tecnologia di Elysium. Non ho idea di come funzioni. Non ho neanche il cacciavite giusto. Allora, quando posso portarla a casa? Prima deve svegliarsi. Ok, ok, capisco. Serve una decisione ufficiale. Facciamo così. Se riesci a svegliarla, è tutta tua. E se riesco a svegliarla io? Rufus! Non dovresti nemmeno essere qui. Ma ho un piano. Li conosco i tuoi piani. Non pensi mai a tutto. Combini sempre disastri. E c'è sempre qualcosa che finisce per esplodere. Lo vedremo. Ti avverto, stai lontano dalla ragazza. Ok ragazzi, siamo arrivati qui in sala riunioni e abbiamo capito che la povera Gal ha un innesto cerebrale difettoso e purtroppo non si può riparare come il citofono del sindaco, perché non abbiamo gli attrezzi, perché è tecnologia di alta elevatura tipo esiliana, noi non sappiamo un cazzo. E niente, adesso proviamo a svegliare Gal a questo punto, se ce lo concedono. Cos'è questo odore pungente? La medicina. E chi lo dice? Lo dico io. E chi è il dottore qui? Dimmelo tu. Diciamolo insieme. Io. Pareggio. Al meglio di tre. Tu. Io. Ho vinto. Cavolo. Che momenti bassi. Quindi non possiamo dargli il caffè perché lui rompe le balle. Perché il dottore... Gizmo fa insieme il dottore, il poliziotto e il pompiere. Certi giorni deve cambiare lavoro da un secondo all'altro. Questa è una notizia interessante. Lui è dottore, però fa anche il pompiere e il poliziotto. Quindi se non fa il dottore, se fa il pompiere o il poliziotto, il dottore non lo fa. E quindi possiamo dargli la medicina, in teoria. Cosa c'è adesso? Cioè, seguendo le logiche di questo gioco. Vediamo un po' cosa ci dice il dottor Gizmo intanto. Si riprenderà. Per stabilirlo dovrebbe prima svegliarsi. E perché non la svegli? Non è così semplice. Ho già provato tutti gli stimolanti. Nessuno è abbastanza forte. Ha bisogno di qualcosa di... Io sono... Vabbè. Niente, quindi a posto. Questa cosa qui l'abbiamo già detta. Vediamo cosa ci dicono loro, se si può parlare col sindaco Lotek. Oh, ma Rufus! Non sei intoccabile, Lotek. Non dimenticartelo. Questa è una minaccia bella e buona, eh? È la prima volta che lo vedo in piedi. E vediamo cosa dice Wenzel. Guarda qui, anche Wenzel. Perché tutto questo strisciare sul pavimento? C'è del cibo per terra? Aspetto che Gal si svegli, così potrò portarla via con me. Te lo sogni. Però è vero, le formiche portano 10 volte il loro peso. Ma perché una bellezza di Elysium come Gal dovrebbe interessarsi a uno come te? Ah, Rufus, mi sottovaluti sempre. Guardami, sono un uomo che si è fatto da sé. Già, ma sei arrivato appena a metà. Sono ricco! Ho una vena idrica nel seminterrato. Tu, d'altra parte, non hai nemmeno un seminterrato. Non hai niente, Rufus. Ehi! È così che ripaghi i benefattori. E che me ne faccio di un seminterrato a Kuvak? Questo non è il posto per me né per Gal. E appena sveglia, la accompagnerò a Elysium. Vedrai. Eccoci qui. Allora, il piano di Rufus è semplice. Svegliare Gal e farsi portare Elysium da lei. Quindi adesso dobbiamo somministrarle il caffè. Ora, il discorso non è così facile. Perché come vedete, se provo a darglielo non me lo fa fare. Quello perché... cosa... La medica... E chi è tu? Non si può. Perché Gizmo è in modalità dottore. Quindi dobbiamo fargli cambiare modalità. Quindi o diamo fuoco a qualcosa, così diventa pompiere. O non lo so. Lì c'è il segno dell'infiammabile, c'è una scatola. I vaccini siano qui da molto. Chissà per quale occasione.
perché su alcuni c'è la mia faccia. E io ho una fiamma ossidrica quasi quasi. Provo a dar fuoco a sta roba, al cartone, vedere se Gizmo passa in modalità pompiere e quindi non è più dottore, non lo so. Cos'è questo strano? Oh, forse funziona. Ah, fuoco! Il municipio va a fuoco! Modalità antincendio attivata. Pompiere Gizmo al vostro servizio. Dov'è l'incendio? Laggiù! Il ripostiglio va a fuoco! Oh cielo! Nessun problema. Non mi sembra proprio svegliissimo, signor Gizmo, però non si giudica un libro dalla copertina. Bravissimo, Rufus. Stiamo cuocendo un nostro amico. Però almeno adesso possiamo. Intanto ci prendiamo lo stetoscopio. Questa roba non serve. Si dà il caso che ho un ottimo olfatto. Perfetto, quindi lui ha un ottimo olfatto. Lo stetoscopio non gli serve. Però io me lo piglio lo stesso. Piglialo. E qui c'è un microfono. Cosa può servire un microfono? Temevo di dovermi accampare nel ripostiglio per sempre. Ops. Ce l'ha fatta anche abbastanza velocemente. Questo è un altro problema. Ora tornerà il dottore. Ah, sì. Modalità medica attivata. Dottor Gizmo al vostro servizio. Come sta la paziente? Le sue condizioni sono stabili. Lascia le diagnosi al dottore. Allora, dov'è? Lo stetoscopio è sparito. Al ladro, una rapina. Modalità anticrimine attivata. Agente Gizmo al vostro servizio. Che nessuno si allontani dalla scena del crimine. Perfetto. Quindi adesso, con tutto sto casino, abbiamo rubato lo stetoscopio e lui si è incazzato, è diventato poliziotto. Adesso io lo infilo nel taschino del sindaco Lotek, perché qui Wenzel se ne accorgerebbe, anche se forse mi vede. Ah, borsa. Ah, c'è proprio la borsa del sindaco Lotek. Questa è la sua borsa, mi stai dicendo? Si siede e sfascia tutti gli oggetti che ha. E io ci piazzo questo. Ma Rufus, non sei intoccabile, Lotek. Non dimenticartelo. E attenzione al ladro. Il sindaco ha rubato. Hai altre cose importanti da fare? Non dirmi come devo lavorare. O vuoi solo sviare i sospetti da te? Cosa? Ma è proprio... Aha! Ecco l'indizio mancante. L'ultimo tassello del mosaico. Il mistero del sindaco ladro è finalmente risolto. Sindaco ladro? Come osi? Mani in alto, Lotek. Non ho intenzione di alzare le mani. Fa come ti dico, è meglio. Non voglio. Non hai scelta. Ah no? Sei licenziato. Non puoi licenziarmi, sei in arresto. Non puoi arrestarmi, ti ho licenziato. Ma ti ho arrestato prima io. E allora? Sei licenziato lo stesso. Non puoi licenziarmi, sei in arresto. Non puoi arrestarmi. Oh mio Dio. Ah, non devo seguire quello che posso anche farmi gli affari miei, no? Quindi mentre questi continuano a battibeccare, io quasi quasi li posso dare il caffè. Ma ti ho arrestato prima. Cercare di non versare e allora? Sei licenziato lo stesso. Quindi se io do così succede un casino. Però io ho un imbuto. Ma ti ho arrestato prima. La terza cisterna. E allora? Sei licenziato lo stesso. E con l'imbuto posso farlo, no? Sei in arresto. Direi di sì, direi di sì. C'era un microfono, ma ti ho arrestato che dovevo interagirci prima. E allora? E allora beviti sto caffè, Gal. Ce l'abbiamo fatta, siamo fortissimi. Io? Cosa? Dove? Ma chi è stato? Io? Sono stato io. Se lo merita, eh. È tutto a posto? Che è successo? Hai svegliato la ragazza di Elysium e lei ti ha messo KO. Gal, dov'è? Come sta? È ancora un po' confusa. Il suo innesto si è danneggiato nella caduta. Ora è cosciente, ma dice cose senza senso. Posso parlarle? Certo! È sdraiata di là. È sotto la mia custodia. Non farla stancare troppo, però. Ora deve soprattutto riposare. Nessun problema. Grazie, dottore. E a posto, ragazzi. Abbiamo svegliato Gal, che ci ha tirato un destro micidiale, giustamente. Chi è stato? Sono stato io. L'ha fatto cadere lui. Gli ha tirato un destro mostruoso. Adesso andiamo a vedere cosa vuole Gal e cosa dice Gal. E così la storia va avanti. Gal, sono io. Il tuo salvatore. Bla 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 bla. Putz. No, sono Rufus. Sì? Putz. Puoi chiamarmi come Rufus. Vuoi, baby. Va bene, il problema è che Gal ha un innesto cerebrale rotto, quindi ciocca un po' di testa in questo momento.
E niente, vediamo se riusciamo a cavare qualcosa. Ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo? Questa era una Bello, battuta molto divertente. bella. Perché, sai, sei davvero caduta dal cielo, come un angelo. Sai come si dice alle ragazze? Hai capito? Che marpione, vediamo. Passiamo a una fase un po' più aggressiva. Pronto? C'è nessuno? Pronto, 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 pronto. Lo prendo come un sì con riserva. Insomma, vediamo se parliamo la sua lingua cosa succede. Ping pong bang. Ambarabacci cicco. E invece se ti dico muso bozzo? Muso bozzo. Slitto afflitto rifritto. Quanto andrà avanti questa storia, no? Perché, vabbè. Gnam gnam. Tic tic toc, Ma Rufus toc si sta divertendo, eh? No, ok, a posto, si è stufato anche lui. È Forza, riprenditi. Spazio, spazio, strazio. bella e anche spiritosa. Spiritosissima. Accidenti, è inutile. Quella è tutta matta. Matta fatta, gatta latta. Beh, che mi aspettavo? Che mi portasse a Elysium? Elysium, dobbiamo tornare a Elysium. Cos'hai appena detto? Cose orribili, l'organo ci ha traditi. Presto, dobbiamo tornare. A Elysium, sì! Ti ricordi cos'è successo? Cletus, sei tu? Chi? No, non... Mi chiamo Rufus, ti ha salvata. Rufus, non capisco. Dove sono? Hai subito una brutta caduta. Il dottore dice che hai le allucinazioni. Sono confusa, ma devo andare da Cletus. Puoi portarmi da lui? Chi è Cletus? Il mio fidanzato. Ah, beh, non saprei. Ai ai ai. Forse sei più al sicuro qua giù, Bravo dopotutto. Rufus. La ricompensa sarà generosa. Ah, ecco. Generosa, hai detto? Cerca di contattare Cletus, mi cercherà. Generosa quanto di Che preciso? merda. Potresti contattarlo via radio? Mi starà cercando senz'altro. Pensi davvero che sia una buona idea? Come fidanzato, non ti ha protetta un granché bene. Rufus, ti prego, sei l'unico di cui possa fidarmi. Beh, su questo hai ragione. Sono davvero l'unico di cui puoi fidarti. L'unico. E hai già È un dimostrato la tua marpione, eh? nobiltà d'animo. È il fardello degli eroi. Ma tornando a quella generosità. Rufus, ti prego, contatta Cletus. Te ne sarei grata. Molto, molto grata. Va bene. Mi spiace. Non so se posso farcela. Posso, fosso, addosso, molla l'osso. Cucù. Va bene. Ma quale non si sa, tralalla. A posto. È il fardello degli eroi. È Perché proprio il Rufus è così fardello altruista? dell'eroe. Santo Dio, Rufus. Va bene, ragazzi. Allora, ora do una salvata. Direi che l'episodio si è fatto da sé. E che dirvi? Come ho detto, abbiamo svegliato Gal. Gal ci ha detto che l'Organon, ovvero quell'associazione che controlla, diciamo, il traffico tra Elysium e le monorotaie, ha tradito i Deponiani e Elysium, chissà di cosa sta parlando, non lo so, e ci ha detto di contattare, diciamo, il suo fidanzato per comunicargli la cosa. E Rufus, giustamente, si aspetta anche una ricompensa generosa. E basta, ragazzi, quindi l'episodio finisce qui, spero che questo nuovo episodio di Fuga dalle Ponia vi sia piaciuto. Spero che questo gioco piaccia, mi piace veramente tanto e noi ci ribecchiamo al prossimo video.